If you like Mutual Video, you will love Mutual Live. Link in the description below. Io ringrazio che non c'è la possibilità di interagire con voi nel mondo reale. Perché se ci fosse un pulsante detona con il vostro nome, io lo premerei così. Salve! Scuso, salve! Eccoci! Ciao! Cosa hai fatto di bello oggi? Non è stato tanto bello, avrei dovuto fare la live del pomeriggio. Ok. C'è una persona alla quale sono legata che in questo momento si trova in ospedale, quindi ho deciso di andare a trovare lei. Stavo raccontando che l'ho portato un pensierino con quello che avevo in casa. Quindi hai riciclato un regalo? No, assolutamente no. Cioè, è veramente brutta mancati, come cosa però, me, eh? Assolutamente no. Queste sono tutte pietre, le vedi? Le hai lanciato un sasso? No, ma che? E a me che pietra mi regaleresti, tipo? Che pietra mi si addice? Se dovessi scegliere tra le mie, te ne regalerei una grezza. Dopo un mattone dietro la testa. No, allora, no. Tanto per... Allora, eccola qua. Bella. No, figa. Bella questa col ca... A te, sinceramente, che non ti conosco praticamente. Mi dai una pietra di merda, ci sta. No! Te ne regalerei una un po' più grezza. Beh, dai, figa però. Questa c'ha un potere incredibile. Sembra un pezzo di plastica bruciato, tipo. No, io ero curiosa di conoscere invece te. La cosa è tutta nata dallo scammone. Con i russi. Io non so cosa ti ha portato nelle mie live. Ma io credo che gli hacker mi hanno messo dei virus, tra cui anche il tuo anche canale Twitch. Anche il pollo a Ergosia. Ergosia virus. Potrebbe starci. Veneria. Veneria? Veneria, ma di quelle belle. Non so, ne esistono. Tipo un HIV bello. Ecco, esattamente. Quando mi hai detto sta storia qua, nel senso che t'hanno, non so come t'hanno raggirato, hai cliccato sul link tipo poste italiane ti informa che devi riaggiornare le tue informazioni. Hai cliccato sul link. No, era molto fatta meglio. Cioè, ha scritto tipo 63enne calda ti sta cercando. Minchia. Allora non avrai risposto. Perché non devo scaricare questi 3 giga di 63enne, capito? No, in realtà stavo scaricando un programma che, ahimè, stavo cercando di raggirare. Bello. Ma per vedere un attimino, e mi sono entrati 2 programmi russi. Uno era un assistente vocale russo, quindi tu immagina che tu stai facendo le tue robe, è una certa, ti arriva in cuffia la voce di un russo che ti parla, che poi in questo contesto ti fa cagare addosso, capito? A un certo punto si è attivato il programma come l'assistente vocale, tipo Alexa russo. Poi mi accorgo che quando facevo l'accesso a determinati account, ovunque, mi arrivavano letteralmente le email dicendo stai cambiando la tua password, bla 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 bla. Porca miseria, ma che ansia assurda. Molto bello. Come l'hai affrontata questa cosa? Mi viene più tanto ridere è perché mi arrivano dei sound nelle orecchie, ok? Quando senti la voce napoletana, a prescindere, ti fa salire capito? L'emozione. Quante te ne mancano di ore? Manca un'oretta e basta. In realtà abbiamo fatto apposta perché ho detto, oh, stasera devo andare da Ergo, quindi fatemi allungare così almeno arriviamo insieme. Capito, finiamo insieme. È come quando si fa l'amore più bello così. Dove tu doni e dai i soldi. No, quello è un altro tipo di amore, va bene lo stesso. Però siamo abituati ad altre cose qua. Eri incantato guardando i calzini. Ho fatto in realtà lo screen dei piedi, scusami. Ecco, adesso ho capito. C'è in programma già una collaborazione piedinica da fare su Lollis Grands. Io sono specializzato nella compravendita di fit. Chiaro, perfetto. We are British, you know? Yes, international, chiaro. Yeah, I'm a mom. Language. Posso fare una domanda adesso io? Prego. I miei ragazzi mi chiedono perché hai un pene enorme dietro rosa? Ma non è un pene. Ah, no? Non è un pene, no. È un lama. Minchia. Lamazzo. Cita dall'inquadratura. Vedo due lama. Come due lama? Scusami. Praticamente devi dormire così, no? Così almeno poi io dormo di lato. Ed è fatto apposta. È proprio un cuscino. Ma infatti i migliori dottori dicono di comprarsi un lama da baciare da notte. Ma infatti io ho comprato Silente per questo problema, visto. E lo abbracci di notte. Non ma solo, senta, sì. Io ho sentito che lei è molto etero. Però Silente da giovane. Ah, tu hai visto Animali Fantastici? No, purtroppo. Non sei una fan di Harry Potter? No, nemmeno. Puoi quittare adesso che te l'ho detto. Credo mi sa che sì. È perché Silente da giovane, l'attore che lo impersonifica, è molto carino, ma soprattutto dal punto di vista mentale, capito? Esatto. Cioè l'intelligenza attrae. Chiaro, sì sì. Ce l'ho anch'io quello. Si è fatto un cartonato o è morbidoso? Com'è? No, è Silente vero, l'abbiamo impagliato. Ah, saluto allora, che bell'uomo che era. No, è un cartonato fantastico. Bellissimo ad altezza naturale, 1,85 m. Ma come si fa per fare una roba del genere? Viene preso Silente, poi gli fai il contorno con un pennarello.
e poi non tagliato. Nel senso, l'hai portato in una stamperia oppure l'hai acquistato già pronto? No, no, l'ho acquistato già pronto. Di Ergosia. Tanti me l'hanno chiesto. Lo puoi fare. Ci sono i siti dove tu metti la foto e poi vai a scegliere l'altezza e te lo stampa tipo alla tua altezza. Tu hai anche degli animali tatuati o sei più sul floreale? Oltre che al no, ho un uccello nella mano, un bel uccello nella mano qua. Ho un uccello nella mano, sì. La fenice. No, no. È tipo una rondine. Bella. E poi c'ho tutto un serpentone che va da qui fino a tutto il collo dietro, fino a qua. Ah, la madonna. Ah, poi c'ho anche una libellula. Bella la libellula. Ah, la libellula lì. Molto belli comunque come stile, un po' dark. Quanti tatuaggi hai? Un numero brutto. 6. Non è brutto, è che hai pari, quindi mi disturba un po'. Sì, vabbè, no, anche io credo di averne pari. Ma come fai a contarli ormai? No, infatti non lo so io. Dai, vediamo se ci becco. Ne ho uno che sicuramente... In un come posto che ci becco? Ma sei tu non hai. No, ti sto dicendo che secondo me ne ho uno in un posto che sicuramente tu non hai. Indovinate, dove può essere un posto che sicuramente o molto probabilmente tu non ce l'avrai il tatuaggio lì? È un posto lì. Che si può vedere su Twitch? Sì. Piede? No. Non lo so. No, non lo sai, neanche la chat indovina. Coscia? No, 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 no. Ve lo faccio vedere dopo che mi sono disinfettata le mani. E devo fare l'intera labbra. Esatto. Sì, è rimasto tale quale, ma fa schifo tale quale. Fai vedere, vicina. È Erco, ma fa male? Ergo, ma guarda, tollerabile. Hai un riccio? Sì. Non lo sapevo. Riccio, un riccio africano. È vero che puzzano tantissimo. Non lui magari, ma il prodotto, allora, diciamo, in sé per sé il riccio non puzza. Poi dopo, se è come il mio, che è africano però ha dei parenti vicino Salerno, caga di continuo. Caga di continuo. Allora, tu devi Salerno c'è questa usanza, si caga i tanto. I ricci salernitani fanno... No, hai saputo, puoi cercare. Scusa, ma mi è arrivato un suono che mi ha fatto un po' ridere. Che suono è? Che suono è? È un poco loco e nel mente c'è un bot che sta parlando e non so cosa sta dicendo. Non ti preoccupare. L'avevo lasciato un attimino il libro nello studio, lui si è lanciato sopra la salsiccia e l'ha mangiato. Perché mi viene in mente qualcosa sulla salsiccia? Dio... Vera, ma anche alcuni animali non hanno il recettore del dolore, no? Credo la medusa. I pesci? I pesci non lo so, però sono abbastanza convinta che al pesce non piaccia morire soffocato quando viene pescato sulla una. Ecco, è difficile essere in pace. Ragazzi, però voi siete stronzi a mandarmi questi suoni, eh. Stavamo parlando che l'animale non soffre e voi mi mandate un poco loco. Minchia, mi fate apparire come un insensibile. Già che credono che sia un cammino. Ragazzi, vi prego. Scusa, cosa avete detto nel frattempo? Le piante soffrono? Assolutamente sì. Assolutamente sì, Alessandro. Anche le piante soffrono a modo loro. Cioè, raga, perché ridi? Te lo giuro, non lo faccio apposta. No, ma puoi ridere, puoi ridere, ma è per quello che ho detto io. No, no, e appunto, non è per quello assolutamente. Nel mente posso andare di là, prendo cibo. Ma vai, vai, figuriamoci. Arrivo. Allora, io metto le mani avanti, non so cosa mangio. Non ti preoccupare, okay. Ma figura. Comunque volevo, ecco, sta già tornando, volevo sapere quanto gli manca a lui per la maratona, raga. Quanto ti manca per la maratona? Ma un'oretta. È una settimana che ti manca un'oretta per finire. Ogni volta. Io ho delle alette, però non credo siano vegane. No, non credo, non credo. Però... Lui è pelato! E mi hanno detto, guarda la chat di Muso che è impazzita. Vabbè, so, è da un'ora che spammano cose. Ah, piripi, pipipi, pupupu. Sì, sì, ma vabbè, la scoteca. È un piripi, piripi, pipipi, così, a caso. E sono bene, loro bene, che ogni tanto fanno cose. E magari mi hai visto un po' stanco, oppure comunque molto calmo. Magari in live sono molto di più, ma anche perché scottato la lingua, puoi immaginare dopo un po' di giorni impazzisco. Ma è polizia, sì, se ti tocchi i capelli fono obbligato a fare la mia piftola. Assolutamente, cofa. Sì. Liftai toccando. E in tutto ciò stai riuscendo a parlare con me con il delirio che hai nelle punte, quindi chapeau, veramente. Sto cercando di ascoltare solo te, ma è veramente molto molto complicato.